Ci è stata chiesta una correzione di esame e quindi eccoci qua. Questo esercizio potrebbe sembrare banale, invece è tutt'altro che banale. Se stai preparando l'esame di Java, o stai facendo un colloquio per sviluppatore dev junior o junior se vedevi Dragon Ball, o semplicemente vuoi metterti alla prova, allora questo video è per te. Cominciamo. Il prof dice: si vuole modellare un insieme finito di numeri interi, a tal fine definire una classe insieme che memorizza in un array valori di tipo int. L'ordine con cui vengono memorizzati gli elementi dell'insieme non è importante. Ottimo. Quindi creiamo la nostra classe insieme e il nostro field di tipo array di int che si chiamerà valori. Ora, insieme int di n è il costruttore e l'argomento n indica la dimensione massima dell'insieme, quindi questo insieme avrà il suo costruttore ovviamente, visto che è un oggetto, dovremo istanziarlo e gli daremo in pasto a questo costruttore una n, questa potevi chiamarla anche cane e funziona comunque, quindi se io modifico qua con cane vedi che è perfetto, dato che a volte me lo chiedono se posso cambiare i nomi, sì, puoi cambiarli. Ora, insieme che accetta un int di tipo cioè un n di tipo int ha anche un check, un controllo, ovvero posso dare a questo insieme un numero negativo? No, perché un insieme di numeri negativi forse non è proprio un bel insieme, no? Quindi faccio questo controllo, come infatti mi chiede il prof, e se n che mi stai passando è minore di 0, io esplodo e lancio un'eccezione e dico: ma sti calamari, che valori mi passi? Se invece è maggiore o uguale a 0, allora assegno a this.valori il mio array di int iniziale, assegno questo new int di n. Quindi sto assegnando un oggetto, quindi sto assegnando proprio un array di grandezza n. Potrà ospitare un numero di elementi al suo interno pari a questa n che gli ho passato. Ora lui mi dice: boolean aggiungi int x. Questo significa che è la firma del mio metodo, ok? Devo avere un metodo che si chiama aggiungi, che accetta una x di tipo int e il tipo di ritorno è boolean. Questo metodo aggiunge l'elemento x all'insieme, l'elemento, ok? Se l'insieme ha già raggiunto la dimensione massima, oppure se c'è già un elemento x nell'insieme, il metodo non fa nulla e restituisce false. Altrimenti il metodo aggiunge x all'insieme e restituisce true. Quindi il nostro aggiungi ritornerà un true o un false in base al fatto se riesce ad aggiungere o non aggiungere questo x che noi gli passeremo in pasto. Ora io faccio un controllo, gli dico: if numero valori aggiunti è maggiore o uguale a valori.length, quindi se il numero dei valori aggiunti finora a questo insieme è maggiore addirittura la grandezza, la lunghezza dei valori di questo insieme, allora non puoi farlo, no? E ritornerò false. Oppure, se tu stai provando ad aggiungere una x e questo metodo contiene, mi ritorna false, allora tutto il metodo ritornerà false. Non posso farti aggiungere qualcosa che hai già aggiunto ed è presente, ok? Per questo metodo contiene potevi anche ciclare, ma perché dovresti incasinarti la vita ciclando, facendo mille controlli, se tanto puoi già interrogare il set? Il set ti dice già lui se qualcosa è contenuto o no, quindi ti basterà una riga. Ora, se passo questi controlli, valori unici contenuti.addX, sto aggiungendo al mio set, come ti ho detto, di valori unici contenuti all'interno dell'insieme, questa x. E poi dico: all'interno del mio array, alla posizione numero valori aggiunti più, assegnaci questa x, questo numero che mi stai passando al metodo aggiungi. E alla fine di tutto mi ritornerai true, perché ce l'hai fatta, sei stato un grande. Ora possiamo passare al prossimo metodo. Intersezione, cosa farà mai? L'intersezione, te lo spoilerò io. Insieme intersezione, insieme det, calcola l'intersezione di this oggetto ricevente e det argomento. L'insieme restituito è un nuovo oggetto, non è mai null e né this né det sono modificati in alcun modo. Questa cosa di né this né det sono modificati in alcun modo significa che io non posso fare dei controlli, magari tramite il metodo add all'interno del mio if, perché starei aggiungendo qualcosa e modificando un this o un that, ok? Invece posso sfruttare il metodo contains senza modificare questi oggetti. E quindi devo semplicemente calcolare l'intersezione, qua non è che serve addirittura leggere tutto il testo dell'esame, devo calcolare l'intersezione e la differenza tra due insiemi. Cos'è l'intersezione e cos'è la differenza? Lo sai perché se stai guardando questo video di sicuro non puoi non saperlo, no? Stai facendo l'esame di ingegneria o sbaglio? Quindi, if object is null det, controllo se l'insieme che mi stai passando, det, quell'altro, è null,
E se è null, allora io ti assegno un nuovo insieme di grandezza 0. Fare l'intersezione con un null è equivalente a fare l'intersezione con un nuovo insieme che non c'ha niente dentro, giusto? Perché tanto l'intersezione mi troverà sempre quello che è condiviso tra i due. Se tu come nuovo insieme non sei nessuno, mi darà la stessa cosa di null. Ma almeno posso rispettare quello che ha detto il prof. E quindi il nuovo insieme avrà dimensione nuovo insieme. Ora, devo fare l'intersezione, no? Quindi per ogni valore all'interno dei miei, il mio insieme che è ricevente, per ogni valore all'interno dei valori unici contenuti, allora, if that.valoriunicicontenuti.containsValore, se l'altro insieme, se gli altri valori unici di quell'altro insieme contengono il mio valore, allora io posso aggiungerlo in questo nuovo insieme. Vuol dire che è condiviso, altrimenti non lo aggiungo, no? E alla fine di tutto ritornerò al nuovo insieme. Nella differenza, cosa farò invece? Ho sempre un altro insieme det. Quindi, insieme insieme, e poi faccio new insieme, this valori unici contenuti punto size, perché sarà la dimensione di questo mio nuovo insieme. Se tu mi stai passando una cosa di nuovo null, allora io dico, per ogni this value, per ogni valore del mio insieme ricevente, all'interno dei suoi valori unici contenuti, insieme.aggiungi this value. Mi riaggiungo le cose, ok, a questo nuovo insieme. E poi lo ritorno. E poi invece, se questa cosa non era null, se il det non era null, io posso fare, guarda, per ognuno dei miei this value, per ognuno dei miei valori di me insieme ricevente, all'interno quindi dei valori unici contenuti, se l'altro insieme, se i valori unici dell'altro insieme non, c'è il punto esclamativo, no? Non contengono uno dei miei valori, allora insieme.aggiungi this value. Questa cosa potevo farla magari anche con l'add, ma il problema era che il prof mi ha detto non devi modificare né this né that. Quindi il check con l'add non posso farlo, utilizzo il contains, la cosa che dicevo prima. E alla fine faccio il ritorno insieme. Qua c'ho i get resetter, qua c'ho il mio toString, vado nel mio main, faccio play e così vedi che effettivamente mi sta tornando una cosa sensata. L'intersezione di 1, 2, 3, 4 con 3, 4, 5, 6 mi ritorna 3, 4. E me l'ha intersecato, sono le due parti comuni all'interno dei due insiemi. Questo è qua. Se invece tu mi hai detto, fammi la differenza, mi stai chiedendo quali sono i valori che contiene l'insieme ricevente, lui, e che non contiene l'altro insieme. Ma abbiamo appena visto che 3 e 4 sono comuni, quindi non potrà che essere 1 e 2. Se hai bisogno di un'altra correzione e non è magari qualcosa di troppo lungo, faccio sapere. Se hai trovato del valore in questo video, assolutamente un bel like e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!